Ciao Mattias, ormai ci avete preso gusto a segnare all'ultimo secondo in Champions League. Sì, diciamo che è andata bene, siamo contenti, credo che in generale abbiamo fatto una buona partita, abbiamo sofferto l'ultima parte, penso, del secondo tempo, però siamo rimasti compatti, in contropiede abbiamo avuto qualche occasione per segnare e alla fine è arrivato un bel premio. Senti, anche per te è un bel successo personale, ti sei ripreso la Lazio, no? Alla fine del calciomercato sembrava quasi ti trovassi sul piano di partenza, invece adesso sei diventato un giocatore importantissimo come lo eri prima. Ma guarda, il calcio è strano, sono momenti e io sempre che entro in campo cerco di fare il mio meglio, dare il massimo, a volte avanti difesa, a volte mezzala, ma cerco di dare il massimo sempre. Per fortuna ultimamente sta andando bene e speriamo di continuare così e prendere questi rendimenti, questo entusiasmo per ritornare in corsa in campionato che dobbiamo cominciare a pedalare. Guarda, oggi sono arrivati due gol di testa, una cosa che non è, diciamo, proprio da Lazio. Sia il gol tuo, ovviamente, che anche il gol di Pedro, ma state provando molto in allenamento. Le palle native le lavoriamo da sempre, credo che era, non so qual è stata l'ultima partita che avevamo segnato su palle native, sicuramente il mister sarà contento perché ci lavoriamo abbastanza, ma niente, dobbiamo continuare, siamo contenti oggi veramente per il momento che stiamo vivendo e come ho detto prima prendere queste partite per migliorare in campionato. Senti, questa è una partita vinta dalla Lazio con la caparbia, un po' una partita sporca, no? È riuscita a ribaltarla all'ultimo minuto. Quanto serve vincere una partita così anche per dare uno slancio in più alla Lazio che è in una fase un po' di difficoltà, no? Sì, serve sempre vincere, è chiaro, ma siamo contenti come abbiamo approcciato la partita, al di là del loro gol, credo che poi siamo rimasti lì, abbiamo giocato bene il primo tempo, abbiamo pareggiato, non era facile qua perché loro sono una squadra dinamica, un bel ambiente, in Champions fuori casa tutte le partite sono durissime e penso che poi ovviamente per il girone, per la qualificazione è una vittoria fondamentale per noi. Diciamo l'ultima, cosa vi toglie la Champions League? E poi ti chiedo un messaggio per quei tifosi che sono venuti e che vi seguono sempre. Sì, bellissimo, bellissimo, erano in tanti oggi, è stato bello festeggiare tutti insieme lì, il gol all'ultimo minuto come è successo l'ultima partita in casa con l'Atletico. E poi come ha detto prima? Cosa vi dà e cosa vi toglie la Ma la Champions? Champions ti dà tanto, al di là di giocare in settimana tutti vogliamo avere competizioni così e una giornata come questa ci dà molto per la partita domenica, molta fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Prego, grazie a voi. Grazie. Ciao. Ciao.